Sì, ma innanzitutto complimenti per la prestazione, davvero una prova grigliarda. Vi è mancato soltanto il gol questa notte? Sì, siamo stati bravi, abbiamo fatto una partita, siamo stati aggressivi, siamo stati alti, abbiamo dato fastidio al Brescia, che comunque è una squadra importante, una squadra che tutto il campionato, specialmente la seconda parte, è stata sempre seconda in classifica. E quindi è stata una partita importante, fatta bene, ci è mancato il gol, anzi l'avevamo fatto, poi è stato annullato, però siamo consapevoli che possiamo giocarci qualcosa di importante domenica. Dico, forse è il vantaggio psicologico di pensare che avete già vinto a Modena, potete anche vincere a Brescia e potete farlo anche in 120 minuti, visto che c'è anche questa possibilità, forse potete giocare in maniera, non dico più accorta, cioè attaccare ma con giudizio, c'è questo vantaggio magari. No, ci mancherebbe, noi dobbiamo fare la stessa partita che abbiamo fatto stasera, quindi con la stessa voglia, con la stessa aggressività, e poi le cose vengono da sole. Poi se sul campo usciamo come siamo usciti stasera, vuol dire che saremmo stati sfortunati, però non penso sia così. Se noi ripetiamo la stessa partita di stasera possiamo fare qualcosa di importante. Noi la convinzione di far bene ce l'abbiamo, crediamo ancora in quello che vogliamo fare, e quindi adesso recuperiamo e poi ci prepariamo per Brescia. Questa difesa a tre, questo esperimento che ha funzionato benissimo, da quanto tempo con l'Antuono lo sta provando, da quanto tempo quando avete saputo che questa giocata così? No, abbiamo fatto, il mister ci ha chiesto di giocare così, noi l'abbiamo fatto, penso che l'abbiamo interpretato bene, abbiamo interpretato bene noi il tre dietro, abbiamo interpretato bene i centrocampisti e gli attaccanti. Abbiamo fatto una grande partita, poi è andata male per il risultato, però questo qui ci dà grande fiducia. Invece una piccola missione è stata compiuta, la missione era di non avere squalificati per domenica, siete riusciti, te in primis, almeno con l'Antuono aveva più possibilità di scelta. Sì, ma anche quello, noi adesso siamo tutti quanti a disposizione, quelli che comunque sono disponibili anche in questa partita. E, ti ripeto, ce la giochiamo alla grande, poi il campo dirà tutto, però se siamo quelli di stasera ho tante speranze. Ultima cosa, un voto in caso di promozione, se vincete a Brescia nel Serie A, cosa fai? Cosa fai? No, non voglio dire niente. Qualcosa lo fai, ce l'hai in mente? Beh sì, ma qualcosa farò, però non ho voglia di dire niente adesso.